Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Stiamo facendo l'anteprima di Huawei P20 Lite. Avete già visto sul nostro canale quella della versione Pro. Questa è la versione più compatta, con schermo da 5.8 pollici, non AMOLED, non OLED, ma IPS, comunque con tecnologia HDR, Full HD Plus da 5.8 pollici, ovviamente con l'immancabile noccettino. L'azienda si è vantata moltissimo di aver ridotto al minimo questo piccolo notch. Purtroppo le condizioni di luce qui sono abbastanza sfavorevoli, perché è come se fossimo quasi all'aperto, ma riesco comunque a farvelo vedere abbastanza bene. Lettore di impronte digitali integrato nella parte bassa del telefono, tasto di accensione rosso, bilanciere del volume, sistema doppia camera Leica, 20 più 12 megapixel, quindi un sistema a doppia camera e non a tripla. Sto cercando di rimettere a fuoco, ma continuo a mettere a fuoco i riflessi di questa bellissima location. Il problema, appunto, è che è quasi impossibile mettere a fuoco lo smartphone. Eccolo qua, retro in vetro, molto 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 bello, devo dire. Kirin 970, 4 giga di RAM, 128 giga di memoria interna, come vi dicevo doppia fotocamera 20 più 12 megapixel, quindi non cambia la filosofia del sensore principale da 12 e della seconda fotocamera invece monocromatica da 20, come avevamo visto anche sui precedenti modelli, con sempre l'interfaccia a scorrimento, ma adesso è partito un qualche tipo di tutorial, eccolo qua. Insomma, una versione, possiamo dire, ridotta sotto la maggior parte delle specifiche rispetto alla versione Pro, di cui avete già visto l'anteprima e di cui sicuramente vi daremo maggiori informazioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo dispositivo sarà disponibile da subito, sostanzialmente dal 27, a un prezzo di 679 euro, quindi decisamente più basso rispetto a quello della versione Pro, che abbiamo detto costa 899 euro. Anzi, se avete visto il video, il prezzo non era incluso, quindi aggiungo questa informazione adesso. Smartphone ovviamente dotato dell'intelligenza, mi sposto un attimo, non mi sposto perché la luce è veramente pessima, ho cambiato idea in modo molto repentino. Ovviamente dotato dell'intelligenza artificiale di Huawei. Durante la presentazione non tutto era chiarissimo di quali erano le funzioni di questo smartphone, piuttosto che della versione Pro. Ovviamente nelle prossime prove, nella recensione completa, vi daremo ulteriori informazioni. Per questa anteprima di Huawei P20 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.